Onorevole Mantini, prego. Grazie Presidente. Abbiamo come gruppo del Partito Democratico una concezione molto rigorosa di queste prerogative, che non devono diventare privilegi, ma devono essere appunto prerogative ai sensi stretti della Costituzione. Ora, su questo caso, francamente, per quanto vi siano dei dubbi e le nostre indicazioni non sono certo vincolanti per le coscienze e i voti che i colleghi parlamentari esprimono con piena serenità, riteniamo tuttavia che le affermazioni del collega La Loggia siano affermazioni gravi, certamente, perché viene attribuito ai componenti di un collegio specifico e individuato, cioè il collegio per la circoscrizione elettorale estero, composto da tre magistrati, il fatto certo di aver commesso dei brogli elettorali. Abbiamo la certezza di brogli inenarrabili, dice il collega La Loggia. Alcuni magistrati, esattamente lo dico a Di Pietro, quelli che compongono un preciso ufficio elettorale per la circoscrizione estero, alcuni magistrati che hanno firmato il verbale si sono resi colpevoli del reato gravissimo, cioè di falsare il risultato elettorale. Ora, questa affermazione fuoriesce, diciamo, dai confini ordinari della polemica politica ed è l'attribuzione di un fatto determinato, naturalmente un fatto avente rilevanza penale e di reato. E in altri contesti potrebbe significare una calunnia. Sta di fatto dunque che non appartiene all'ordinario esercizio della funzione parlamentare, su cui peraltro il collega La Loggia non risulta essersi espresso, e per quanto per l'appunto siamo attenti, come sempre abbiamo fatto, ad un giusto equilibrio nell'uso di queste prerogative, in questo caso, dissentendo anche dal collega Di Pietro, dobbiamo proporre la sindacabilità della condotta. Grazie. A titolo personale, l'onorevole Nannicini.